Volevo magari tornare un po' indietro, forse all'inizio di questo incontro, perché significativamente Renato ha iniziato nominando il tema dell'amore e di una dialettica tra l'amore e il desiderio. Secondo me è anche interessante definire un po' lo statuto del desiderio che è collegato con il sessuale, diciamo, quella che poi alcuni hanno chiamato anche un'economia della libido, no? Quindi un'economia libidinale. Ti riconosce ancora in questo tipo di lettura e quindi a questo punto che tipo di passaggi, no, ci sono stati? Insomma, il pensiero di Deleuze nasce anche in un momento di rivoluzione sessuale. E per molti e per molte il desiderio da liberare era il desiderio sessuale, no? Erano le libertà sessuali, erano gli orientamenti, erano le scelte contro una società patriarcale, maschilista. E poi si è scivolati gradualmente verso un po' una, non so se definirla così, o una risublimazione del desiderio sessuale che si è andato sublimando in un mondo di oggetti che hanno preso il posto dell'appagamento del nostro desiderio, oppure dall'altra parte il capitale ha capito che quello era un enorme magazzino di risorse e di energie e ha iniziato appunto a proporre dei palliativi, delle alternative, dei surrogati al soddisfacimento di un desiderio non sublimato, costringendoci in qualche modo a sostituire l'appagamento e il godimento con queste nuove forme di godimento. Quello che mi stupisce un po', anche occupandomi insomma, di tematiche legate anche alla sessualità, è il rapporto tra desiderio e colpa. Cioè il fatto che, per esempio, no, i meccanismi, come dire, di superego per cui tu valuti o giudichi anche l'accesso al benessere, ai consumi, eccetera, eccetera, spesso sono legati un po' a insomma, un rinfacciare, no? Un colpevolizzare. E quindi noi siamo sempre un po' combattuti tra una colpa e il desiderio. È solo che però c'è stato, secondo me, un capovolgimento, comunque uno slittamento progressivo. Per esempio, se parliamo del desiderio sessuale e poi anche del godimento come appagamento del desiderio, uno slittamento progressivo che ha trasformato la colpa. Cioè, la colpa era colpa per aver goduto, cioè nella struttura della società repressiva il perverso nevrotizza il fatto di desiderare o di aver compiuto l'atto, diciamo, impuro. E quindi il senso di colpa è generato dall'aver fatto un atto, dall'aver goduto. Oggi l'ingiunzione a godere ci colpevolizza se noi non godiamo abbastanza. E da questo punto di vista, non vorrei fare un discorso, diciamo, da interclassista, perché non mi ritengo tale, però forse esiste una dimensione infinita, assoluta, non so, di questo desiderio, che se vogliamo poi, almeno secondo, insomma, nonno Freud era così, per cui per certi versi nel momento in cui ti sei ingabbiata nell'imperativo del godimento tu puoi essere un morto di fame o puoi essere un miliardario, ma di fatto il desiderio sarà sempre infinito. Cioè l'appagamento dei beni materiali, questa è un'altra delle grosse stregonerie, diciamo, direbbe Marx, del capitale, l'appagamento dei beni materiali di fatto non genera soddisfazione, non genera la tranquillità, non genera la pace dei sensi, certo. Ma di fatto continua a generare frustrazione, cioè, in realtà. Però mi interessava tornare al tema del sessuale in qualche modo, cioè no, risalire indietro, no? Desublimare un po' questo discorso che stiamo facendo stasera. Perché il dramma poi che il desiderio in realtà ha quella dimensione di non poter mai essere soddisfatto, no? Mentre il piacere è la soddisfazione. Io mi rendo conto che mi piace di più il discorso del desiderio perché mi piace questa idea così di, cioè, una rivoluzione permanente, questo forse è colpa appunto del vattimismo, quindi dice, guarda che qualsiasi discorso concluso e potenzialmente nazista, attenzione. Così, quindi sono molto forse influenzata da questa cosa, però mi piace quell'idea. Però è vero che invece c'è la dimensione del non poter mai soddisfare nulla e anzi alimentare una tua frustrazione, cioè le dinamiche
Mi viene da pensare a come funzionano le piattaforme social, cioè che sono basate sull'alimentare questa tua frustrazione e creare costantemente un desiderio di altro che si basa costantemente su un confronto, la sensazione di non essere abbastanza, che però ti dà dipendenza, questa Ecco, sensazione, mi hai cioè, tolto la parola di bocca. quello che il mio vero obiettivo polemico molto spesso non è solo, cioè, non è solo il capitalismo, ma è anche il cattolicesimo. Quindi, io sono molto interessata al discorso della colpa. Ma forse la nostra non è più una società della colpa, è più una società della vergogna, non lo so, ve lo butto, che detto, cioè, ditemelo voi. E quindi in che modo si sposano il capitalismo e il cattolicesimo? Il capitalismo è stato un superamento di quella cosa, l'ha inglobato in che dimensione, nelle sue forme prescrittive oppure no? Cioè io penso che invece sia molto, cioè ci sia una parte del capitalismo che è quella punitiva, che è anche quella più facile da criticare, che infatti è quella che critico parlando di comunismo di lusso, parlo di una liberazione dal lavoro, quella dimensione lì è chiaramente una dimensione che si sposerebbe in teoria invece con il sacrificio sulla croce, con un'etica Ma protestante anche, esatto, è cioè. diverso anche. Quindi cristianesimo, sia cattolico che protestante, ma comunque quella è la parte, diciamo, che è anche facile da criticare il capitalismo. Quella allettante di che casca l'asino. Secondo me, vabbè, postmodernismo, la post-vergogna, nel senso che cioè, i capitalisti quelli veri cioè, non hanno proprio nessun tipo, fanno delle cavolate allucinanti, non so, immagino un Hanno la faccia Trump. come il culo. Esatto! Però Avrà la cosa talmente tanto assurda è che proprio ormai lì, forse il senso di colpa è l'espressione. stato introiettato proprio in realtà da quelli che volevano fare qualcosa, perché in realtà sono, anche loro hanno, cioè, vivono quell'individualizzazione, quella personalizzazione, quella moralizzazione che è la vulgata neoliberale, nel senso che non c'è una società, ci sono solo gli individui e ogni individuo deve soprattutto, prima di tutto, partire da sé per cambiare le cose. Quindi c'è un'illusione anche che questa presa di coscienza passa attraverso un senso di colpa, ma è impossibile pensare di vivere appunto in modo, cioè non si dà vita vera nella falsa, lo diceva Norman, cioè il senso di colpa è una questione che in realtà fa il gioco del capitale. L'altra cosa invece che era venuta fuori, quando anche Christian tornava lì legandolo anche al discorso sul sessuale, però legato alla soddisfazione, a questo infinito, mi è fatto venire in mente il già citato Bimbo, qualche mese fa, quando è uscito anche quell'articolo sugli eventi cileni, in cui andava a notare che come all'epoca di Freud, mettiamolo così, il capitalismo e la normatività in quel senso produceva nevrosi, oggi produce depressione. Sì, Non l'incapacità essere. di articolare il tuo desiderio, proprio perché in realtà è come se il tuo desiderio fosse stato già posto da fuori. Penso che la depressione sia una forma proprio di rifiuto, cioè proprio Bartleby che dice avrei preferenza di no, cioè lì è l'apatia che però si sta in realtà opponendo ed è un'opposizione che non trova uno sbocco né sociale, né, cioè non riesce a esprimersi, però è chiaramente una forma di resistenza in qualche modo. Come cooptarla, come non lo so, perché fare una rivoluzione con i depressi E sono, cioè, i Che bella maneskin immagine comunque quella, sono una cioè. spia di un desiderio di qualcos'altro, no? Il desiderio che non si articola diventa la depressione, il desiderio che, cioè, che ha paura di se stesso diventa l'ansia, che è terrorizzato da qualsiasi cosa. Però sì, sono entrambe patologie del desiderio, ma come anche tanti disturbi alimentari, cioè l'anoressia, la mancanza di desiderio. No, però sembra quasi che questa incapacità di venire soddisfatto sia un po' il modus operandi di questo tipo di dimensione desiderante di oggi, no? È come quasi se non so, mi dà un po' questa impressione che se potesse essere soddisfatto, se riuscissimo a entrare in una forma in cui, diciamo così, si riavvicina la potenza, in un certo senso quasi, la forza del desiderio e la possibilità di soddisfazione dello stesso, è quasi come se andasse un po' a, non disinnescare, ma proprio quasi sabotare quella possibilità di venir messo nella forma anche della merce rincorsa infinitamente Io qua. sono abbastanza d'accordo, cioè se devo partire dalla mia esperienza ho la sensazione che sia così, d'altra parte non vorrei farne una questione prescrittiva, nel senso di dire che
Invece siamo in una società troppo permissiva, che dà troppe possibilità e che quindi le persone non sanno gestire questa libertà. Ma questo è l'opposto, che non ti dia la possibilità. Esatto, perché il punto è che non è abbastanza, e non è abbastanza secondo me, perché nel momento in cui tu sei ridotto un individuo, in cui non c'è la dimensione sociale, in realtà sei non solo più solo, ma sei anche proprio più soggetto alla coercizione del potere. Cioè, in qualche modo sei molto più vulnerabile che quando c'è una rete sociale che ti permette di essere con gli altri. Cioè, veramente qui si vede come il problema è un po' la responsabilità individuale, la responsabilizzazione dell'individuo, che allo stesso tempo lo espone veramente all'essere attraversato da diktat che in qualche modo gli impongono. Cioè, l'idea che abbiamo di libertà come autonomia, esattamente il contrario, nel momento in cui sei solo non sei più libero, cioè esattamente il contrario, cioè sei veramente esposto, e questo nasce secondo me anche da una legittima paura che io percepisco molto spesso, quella di dover prendere le decisioni completamente da sola, pensare, no, guarda, sei appunto, sei al supermercato, quanto cazzo fa paura il supermercato? Io lost in the supermarket proprio, vivo nel terrore di fare magari una scelta sbagliata. Sai, cosa mi immagini per questa idea di supermercato tutto insieme, tutto lì, e tu sei lì da sola? E tu sei lì come, che sembra tipo le porte della legge, cioè è la stessa cosa, comunque la sensazione che la libertà in questo senso sia... Perché è una libertà che, non perché non ha vincoli e non accetti il tuo limite, ma perché sei da solo a dover prendere le decisioni che non puoi gestire. Perché è un mondo di cui abbiamo tra l'altro la percezione molto più chiara di quanto sia enorme, ingestibile. E ci sentiamo a dover capire come fare da soli invece che insieme. Però secondo me sta deludendo la sua domanda. Lui era tornato sessuale. E poneva il piacere a fondamento del desiderio, cioè la relazione con l'altro. Qui stiamo parlando di oggetti. No, io sto parlando di Tinder in realtà, quando ho parlato di supermercato, sto parlando di Tinder. Tinder e tutto ciò che è simile a Tinder, ce ne sono tante, poi le piattaforme dove appunto si incontrano le persone sono sempre più numerose, c'è già la dimensione social, dei social in generale, ma poi quelle proprio specializzate, il nuovo discorso amoroso chiaramente sono numerose, no? E in queste troviamo proprio la quintessenza dell'incontro tra la merce e l'altro che diventa sostanzialmente un oggetto con dei tag, con delle etichette, con delle specificazioni che sono tratte da una tassonomia, effettivamente, cioè quello è. E l'incontro tra i soggetti diventa matching di tassonomie, di elementi predeterminati o in qualche modo determinati dal meccanismo. E tra l'altro non dimentichiamo che comunque queste piattaforme sono anch'esse parte del capitalismo, nel senso che sono uno degli strumenti attraverso i quali si produce plus valore, si produce profitto, quindi non sono staccate, anzi sono proprio il capitalismo delle piattaforme. Esatto, parlo del capitalismo delle piattaforme, in cui è sempre di più questa dimensione di incontro e di fusione tra desiderio e oggettivazione, nel discorso della merce, praticamente conclamato, no?